Allora, vi rinnovo il benvenuto, io sono Giuseppe e questa qui è Marsa Samadai. Quello che andremo a fare è una bellissima immersione andando ad esplorare la parete nord, ossia costeggiando il reef tenendolo a sinistra. Innanzitutto indosseremo la nostra attrezzatura, cintura dei pesi, bombola sulla schiena per entrare in acqua. A questa altezza avremo la possibilità di tenere la maschera sul viso, l'erogatore in bocca e il gap gonfio e avere la possibilità così di indossare le pinne con assoluta tranquillità, perché avrete la possibilità di guardare, di respirare e poterla indossare. Da lì poi faremo la prima immersione, il check della pesata, ossia fuori l'aria dal gav, fuori l'aria dai polmoni, dovremo poterci inginocchiare sul fondale senza nessuna difficoltà, in modo tale da capire se la pesata che abbiamo utilizzato è giusta oppure no. Porterò dei chili spare, dove chi ne avrà bisogno avrà la possibilità di aggiungere o sottrarre del peso magari verso la fine dell'immersione. Da quel momento in poi ci daremo l'ok e daremo il via alla nostra avventura dirigendoci verso nord per andare ad ammirare una bellissima barriera corallina. Che cosa faremo? Ovviamente ognuno di noi avrà la possibilità di lasciarsi trasportare da quelle che sono le proprie emozioni, ossia il concetto che ognuno di noi ha della subacquea. Se vi piace l'esplorazione, se vi piace il micro oppure se vi piace il macro, magari siamo fortunati e ci troviamo al posto giusto, al momento giusto, guardando nel blu potremmo riuscire a trovare qualcosa di grande, qualcosa di interessante. Parliamo comunque di tartarughe, perché no, anche di delfini o aquile di mare. Il Mar Rosso comunque ha la possibilità di regalarci tantissime emozioni che possono essere magari dedicate al colore del corallo o alla tipologia del corallo. Tutto ciò che dobbiamo fare è rispettare la barriera corallina in modo tale che la nostra pinneggiata sarà un po' più distanziata dal fondo e non troppo a ridosso dei coralli per evitare di farci male. Dopo 20 minuti di immersione, con questo segnale io vi starò chiedendo quanto aria c'è nella bombola, ok? I 100 bar si comunicano con la T, i 50 bar con il pugno chiuso, tutte le altre sono le decine. Fermo restando che il primo di noi che arriverà a 100 bar avviserà il compagno e la guida per definire magari il punto in cui ci gireremo, e questa volta andremo con il reef costeggiandolo sulla destra e andremo a visitare la parte più in alto. Nel momento in cui saremo in fase di rientro andremo a smaltire in automatico quella che poteva essere la sosta di sicurezza. Sott'acqua sappiamo benissimo che non possiamo comunicare con la voce, quindi utilizzeremo i segnali. Se voi avete la piena conoscenza o la piena coscienza di quello che vi sta succedendo e siete ok, la vostra risposta sarà affermativa. Se durante l'immersione c'è qualcosa che non va, di vostra iniziativa andrete a dire così così, cosa c'è che non va durante l'immersione? Magari ho freddo e lo andrò ad indicare con questo segnale, oppure c'è qualche animaletto che non mi ispira particolare simpatia, del tipo se dovessimo incontrare una murena, che resta comunque un pesce e non un serpente, il suo modo di respirare con la bocca aperta trasmette un po' di paura. E non è il caso quindi di andarci a finire con la testa nella tana, soprattutto di tentare di toccarla. Non possiamo toccare niente, nemmeno le conchiglie che apparentemente sembrerebbero morte. Oppure un altro segnale, questo qui significa che ho difficoltà a compensare. Ognuno di noi sa quello che può essere l'equilibrio del proprio orecchio, quindi senza forzare e soprattutto senza fretta avremo la possibilità di scendere in immersione nel momento in cui uno avrà raggiunto il proprio equilibrio, quindi andremo a compensare tutte le volte che sarà necessario. Se dovessimo avere difficoltà in questa manovra aspetteremo in superficie continuando comunque ad ammirare la barriera corallina. Nel momento in cui l'avremo raggiunto avremo modo così di raggiungere il resto del gruppo. Tutto questo in immersione si traduce in 45-50 minuti, ok? Sempre considerando però compatibilmente con la scorta d'aria che avremo all'interno della bombola.